Buon Natale dal telegiornale Rai della Puglia. Apriamo questa prima edizione con la storia di un gruppo di ragazzi che si è trasformato in un'orchestra nel giro di soli 5 mesi. Un risultato raggiunto grazie al meritorio lavoro di 7 maestri del Conservatorio di Bari. Ce ne parla Gianluca Lovagnini. La prima volta davanti a un pubblico vero. Emozione ma anche tanta soddisfazione per i piccoli che si sono esibiti sul palco del Kismet. 38 ragazzini che in 5 mesi si sono trasformati in orchestra grazie all'encomiabile lavoro di 7 giovani maestri del Conservatorio di Bari. Insieme hanno costituito Musica in Gioco, un'associazione che ha consentito di riunire ragazzi dai 7 ai 12 anni e di fornire loro gratuitamente lezioni di musica grazie anche agli strumenti messi a disposizione da alcuni sponsor. Si tratta di un progetto didattico sperimentale, il primo in Puglia, ispirato al sistema Abreu, celebre compositore ed ex ministro della cultura venezuelano. Nato, ispirato al sistema Abreu, quindi al sistema di orchestra che in Venezuela salvano 350.000 bambini dalle favelas, ha visto ad Adelphi ragazzi al Momart impegnati in queste attività musicali, di gioco musicale. Loro, grazie al lavoro di percussion, grazie all'orchestra, grazie al coro, sono riusciti nel giro di pochissimo a divenire dei musicisti, possiamo dire, professionisti. Musica in Gioco ha preso vita al Momart di Adelphi, la ex discoteca sequestrata alla mala e destinata ad attività sociali. È qui che dallo scorso luglio docenti e allievi si sono ritrovati due volte alla settimana e fra il chiassoso vociare dei ragazzi, l'entusiasmo dei maestri e le note di violini, sassofoni e clarinetti si è realizzato un piccolo grande miracolo. La Baby Orchestra di Musica in Gioco si esibirà ancora il 20 di gennaio all'Auditorium di Adelphia con la speranza che il progetto non si esaurisca e trovi fondi per andare avanti.